Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi rieccoci con un tutorial di Halloween. Quello precedente vi è piaciuto tantissimo, ma purtroppo ho avuto poche views, quindi ero un po' incerta se farlo, se non farlo, perché non so appunto se vi interessa. A me tantissimo, se ogni canale che seguo li facesse sarei la persona più felice del mondo, quindi mi sono detta sì, lo faccio perché piace a me e spero poi piacerà anche a voi. Oggi, rispetto invece a quello che ho fatto l'altra volta, che vi lascio linkato nella scheda info, che è ispirato a Violetta della fabbrica del cioccolato, andiamo a fare una cosa un pochino più creepy, ispirata invece a un altro film che è It. E ho trovato questa versione da una ragazza che si chiama Mr. Skywalker, mezza Harley Quinn, quindi Pennywise mista Harley Quinn, pensate un figlio tra i due, ecco qua. Solo che la sua versione è un po' meno creepy di come la vorrei fare io la vorrei fare un pochino più splatter. Quindi direi di iniziare subito perché ci metteremo una vita. Vi dico solo che sono le 6 in questo preciso istante che sto girando. Voi vedrete il video tagliato, tutto impacchettato, ma sicuramente ci vorrà tanto, quindi io direi di metterci subito all'opera. Prima cosa, cerchietto di Halloween, il mio fidato amico che non può mai mancare. Detto ciò, io direi di iniziare dalla base. Logicamente deve essere di qualche tono più chiara della vostra. Se siete già chiare come me, siete fortunate, avete già fatto mezzo lavoro. Vado a utilizzare il nuovo fondo di NYX, questa è la colorazione pale, quindi già ci dice tutto, e vado quindi ad applicarlo con una spugnetta asciutta, così il colore viene un pochino più pieno. Unico passaggio che non vi ho fatto vedere, perché l'ho messo prima così velocizzavo un po' i tempi, è il primer. Ho utilizzato l'Engore di Too Faced su tutto il viso. Come vedete, questo colore è perfetto, almeno per quanto mi riguarda, e per chi ha comunque la pelle chiara come me. Se avete la pelle oliastra o comunque più scura della mia, state attenti al fondotinta che scegliete così chiaro, perché altrimenti vi fa l'effetto grigio, che comunque siamo ad Halloween, quindi non è che ci dispiace, però magari ad alcune può avere un effetto un pochino strano. Copro bene anche gli occhi, così do una base per il make up che andremo a fare dopo, che comunque è semplicissimo perché si tratterà di un semplice colore e poi logicamente qualche glitter, perché che vuoi fare un trucco creepy senza essere un po' glamour? Assolutamente no. Mi raccomando, una cosa importante che ho provato sulla mia pelle, quindi ve lo dico per non fare questo errore: le orecchie, ragazzi. Cioè, non so se notate il distacco. Quindi lo passiamo un pochino anche sulle orecchie, almeno nella parte più visibile. Poi non vado troppo giù sul collo, perché tanto vi farò vedere dopo, andiamo a croccare tutta una cosa di tulle. Quindi una volta che abbiamo questa base bella pallida, non vado ad utilizzare il correttore per correggere discromie o occhiaie varie, perché comunque col trucco occhi andrò parecchio giù. Manteniamo la base chiara e vado ad utilizzare il borotalco per fissare. Mettetelo sul palmo della mano e poi tamponate con un pennello grande. Una volta fatto questo, passiamo al trucco degli occhi. Come vi ho detto, facciamo tema Harley Quinn. I colori che ci serviranno sono rosa e blu. Ci sono diverse versioni, nel senso, c'è chi dice che non è rosa ma è rosso, c'è chi dice che è viola e non è blu. Io lo faccio rosa e blu, un rosa bello acceso, bello strong. Per il rosa utilizzo questo qui, che si chiama Savage, della palettina Electric di Urban, e con il mio super pennello da sfumatura, ormai vi giuro mi sono tipo innamorata, questa è di Morphe per Jaclyn Hill, il JH30, vado a fare il mio occhio e lo porto nella piega. Non state, diciamo, troppo attenti a dove sfumare, perché alla fine tanto verrà una sfumatura generale. Anzi, me lo porto anche un po' qui verso l'inizio del sopracciglio e lo sfumo verso il sopracciglio su. Poi l'inclinazione da dare al trucco la scegliete voi. Io in questo caso tendo a dare una forma un pochino più ovale e scendo bene anche qui. Prendo un pennellino un pochino più corposo, utilizzo questo di neve, che mi porto il colore anche su tutto il resto della palpebra. Dalla Full Spectrum prendo il colore Gossip, che dovrebbe essere un pochino più scuro ma di poco, e lo occhietto ulteriormente. Fatto ciò, abbiamo
abbiamo la nostra prima base rosa, dopo appunto andremo ad aggiungere i glitter, tutto il resto, quindi insomma lasciamolo così. E parto invece con il blu. Pulisco leggermente il pennello dal rosa su un fazzolettino, tanto il blu comunque lo andrà a coprire, quindi vado giusto a pulirlo finché non rilascia più colore. E prendo questo colore che si chiama Gonzo e lo mischio a Chaos. Faccio lo stesso identico gioco che ho fatto anche sull'altro occhio. Questo va sfumato, sfumato e sfumato. Vedete, io lo porto su anche all'inizio del sopracciglio. Ecco, da qui poi potete fermarvi e farvi solo Harley Quinn, ma noi continuiamo e applico i glitter. Li vado ad applicare da questa zona che mi sono sfumata verso il sopracciglio fino alla palpebra. Per applicarli utilizzo questa nuova Glitter Glue di Anastasia Beverly Hills. E per l'occhio rosa utilizzo questi che sono sempre di Anastasia, si chiamano Sapphire. E per la parte blu utilizzo questo colore qui della palettina di Mulac che si chiama CPH4 e la palettina è la Antidote. Quindi fate piano in questo passaggio perché altrimenti impastricciate tutto. E iniziamo applicando la colla su uno dei due colori, vedete, su tutta la palpebra e verso qui sopra. Lasciamo un pochino asciugare, tempo che diventa un pochino filamentosa, e direttamente con il dito prelevo i glitter, non troppi alla volta mi raccomando, altrimenti diventa tipo un pastriccio, e ce li picchietto. Questo poi è divertente da struccare. Una volta dato questo effetto qui, passiamo all'altro occhio e facciamo lo stesso. Guardate questi, che roba. Da quando me l'hanno mandati sono letteralmente innamorata. Fatto ciò, cercate di pulirvi il più possibile dai glitter, anche se è impossibile. E se ve ne sono cascati un pochino, non fa niente, perché con tutta la roba che ci andiamo a mettere si perderanno. Ma se vi danno tanto fastidio, o li andate a appiccicare con lo scotch, o altrimenti date una spennellata. Giusto così, vedete, si tolgono subito. Le sopracciglia, abbiamo due soluzioni, nel senso possiamo farle oppure, come faccio io, le vado tipo ad annullare con il correttore. Quindi prendo il mio amatissimo close up di Nabla, lo metto sul dorso della mano, con un pennellino abbastanza fitto vado proprio sopra. Sono fortunata perché ho poche sopracciglia, quindi posso fare questa cosa. Se invece vi danno tanto fastidio o ne avete appunto tante, potete direttamente incollarvele col ProSaid oppure con la colla, classico metodo drag. Io vado così perché non mi disturba che si veda leggermente sotto. Vado con la spugnetta che abbiamo utilizzato per il fondotinta, riprendo il borotalco, ma stavolta invece di usare un pennello utilizzo un puff e vado proprio sopra con cattiveria. E ora andiamo con l'eyeliner sull'occhio. Potete metterlo come non, a me sinceramente piace di più, fa più l'effetto glam. Vado a fare una bella riga e poi ciglia finte e ci rivediamo per i prossimi passaggi. Applicate le ciglia finte, adesso passiamo alla parte hit. Prima però spolvero via l'eccesso di borotalco e riaggiungo un po' di colore sulle sopracciglia. Prendo un pezzettino di carta e con questo mi vado a pulire leggermente dal borotalco la zona in cui dovrò fare il classico filetto, il classico congiungimento alla hit. Fatto ciò, adesso inizio con il materiale per effetti speciali. Quindi sono sicura non tutti ce l'avranno, ma molto molto facilmente potete anche riprodurlo senza l'effetto 3D o comunque magari utilizzando cose che avete in casa. Quindi vado a prendere il Bondo, che è un materiale formato da polvere di silice e ProSaid, quindi volendo potete farvelo anche voi. Le proporzioni sono 50-50, però dipende dalla densità che volete avere. Poi prendete una spatolina di queste qui e con questo ve le andate a modellare. Logicamente quello che faremo per fare questo effetto tipo sorriso è applicare il prodotto e poi fare un'incisione al centro, così dopo le possiamo andare a colorare. Se vi sentite più sicure, magari con una matita color burro vi tracciate le linee e poi la riprendete che spunta dal sopracciglio. Una volta che vi siete fatti i punti, possiamo andare col Bondo. Prima vi seguo la mia linea. Ora appiattisco un pochino con la spatola e con la parte tagliata, non so se vedete,
qui è fatta così. Vado a fare la mia incisione. Poi allora il bondo ci mette un bel po' ad asciugarsi, quindi la dobbiamo lasciare e aspettare che diventi trasparente. Per togliere o sfumare il bondo eventualmente potete utilizzare l'alcol etilico, quello trasparente. Però per questo personaggio in particolare non serve avere dei bordi levigati, quindi uso l'alcol su un Kleenex per pulirmi la spatolina. Per fare un effetto un po' più sfrangiato sui lati prendo un cotton fioc, lo bagno ma proprio poco con l'alcol che vi ho detto prima, quello etilico, prelevo un po' di bondo e lo tampono. Faccio questo passaggio soltanto ai lati della bocca e la stessa tecnica la utilizzo nella parte qua sopra. Ok, una volta che si è asciugato andiamo a colorarlo con le palettine ad alcol, che sono queste qui. Io almeno queste due, una della Jardin, una della Skin Illustrator. Questa qui della Skin Illustrator è praticamente quella dei colori base, mentre questa qui invece è la Flesh Tone 2, che ha quindi i color pelle e venuzze, discromie eccetera. Comincio utilizzando questa della Skin Illustrator, vado a fare un mix dei rossi e vado a colorare l'interno della mia ferita. Ci aggiungo anche un po' di Bright Tone, che è leggermente più rosso nelle zone più interne. Con l'acquiccia che mi si forma sulla palettina tampono sulle labbra, e più mi avvicino alle labbra più la zona diventa scura. Logicamente darà un po' fastidio più vi avvicinate agli occhi, perché appunto contengono l'alcol, quindi non è proprio piacevole, brucia un pochino. E poi piano piano, applicando il colore, prima di farlo asciugare lo tamponate, così andate a dare la sfumatura. Ripeto, non siate troppo precisi. Mischio un pochino di nero al Bright Tone, ripasso qui e tampono, così dà anche un po' un effetto tipo lividino. E sempre con questo mix di colore andate dentro al taglio che avete fatto per dare l'effetto più 3D. Logicamente questo procedimento che io sto facendo con i colori ad alcol, voi se non li avete potete farli tranquillamente con gli ombretti. Se vedo qualche zona che non mi piace, con l'alcol tampono. Visto che le labbra ancora non mi piacciono tanto, ci ripasso con i rossi col dito. Vado a prendere dalla Soft Glam di Anastasia il nero, che è uno dei miei preferiti, con un pennellino da sfumatura largo. Lo porto qui sotto per rendere il tutto un po' più tetro e me lo congiungo alla linea che abbiamo creato. Metto una matita nera all'interno dell'occhio. Fatto ciò, sempre con l'ombrettino nero tampono leggermente sempre qui e verso l'interno delle labbra per scurire il tutto. Poi con il mascara vado a incollare le mie ciglia a quelle finte. Con l'eyeliner andate a disegnare un cuoricino, e adesso la mia parte preferita, cioè gli schizzi di sangue. Prendo sempre la mia palettina d'alcol e un pennello del genere, bello duro e rigido, che serve proprio per fare questo schizzetto, questo flick. Quindi mi faccio un bel impiastro di color sangue con i miei colori ad alcol, belli liquidi per poter fare questa cosa. Zoom un po' così riuscite a vedere meglio. Chiudete gli occhi, mi raccomando, perché sennò vi bruciano, e fate questo gioco qui. Spero si veda l'effetto che lascia. Più vi avvicinate alla zona e più l'effetto è intenso. Se spruzza anche sul naso e eccetera eccetera, non fa niente, fa parte dell'effetto. Fatto questo, adesso prendo il vero e proprio sangue. Io utilizzo questo qui di Studio 13. E cosa vado a fare? Lo metto su una palettina del genere e sempre con il famoso cotton fioc lo prendo e lo inserisco all'interno. Vedete, mi dà questo effetto lucidino. Tampono bene intorno alle labbra, come se tipo avessi appena mangiato qualcuno, sostanzialmente. Se volete potete anche farlo colare. Ne mettete un po', shakerate e vi cola da solo. Esiste proprio anche il sangue che va in bocca, e poi con le dita prendiamo un po' così. Stessa cosa anche di qua. Visto che questo è sangue a base d'acqua, se volete dare un effetto più splatter potete diluire questo con l'acqua, prenderlo con le dita e fare così, proprio buttarvelo in faccia. Io adesso lo andrò a fare, ma in maniera molto tranquilla, non troppo splatterosa, perché altrimenti mi sporco tutta la camera e soprattutto i muri, e non lo so, non è proprio carino, quindi riduco questo processo. Io utilizzo il dita perché è meglio, non vi preoccupate perché tanto poi si toglie, e appunto
fate così. Mi raccomando, la direzione degli schizzi è importante, perché altrimenti non rende l'idea. Il mio intento di non sporcare nulla è andato un po' a farsi benedire, però dettagli. Mi pulisco le mani, ma neanche troppo, perché tanto dopo le voglio utilizzare per fare la foto. Fatto ciò, io direi che è abbastanza splatteroso. Come vedete, la parte degli occhi rimane candida e carina e il resto è un po' spiaccicato. Per terminare il look, logicamente andiamo a fare anche i capelli. Quello che ho pensato io era di fare una sorta di ciuccetto leggermente cotonato. Quindi divido i capelli a metà e faccio dei ciuffetti bassi, cerco di portarli più avanti possibili. Se avete degli elastici rossi è ancora meglio, anche dei nastrini. Con un pettine vado a cotonare i capelli, soprattutto qui in alto. E tocco finale, tulle. Andiamo a fare quella sorta di collo che ha. Io ho preso un velo da sposa, di quelli che hanno questo fermaglio. Tengo fuori la molletta, lo accartoccio e lo faccio passare sotto i ciuffetti e lo annodo così. Poi questa parte la rigiro e logicamente anche il tulle lo sporchiamo di sangue insieme alle nostre mani, perché così fa più scena. Tanto questo si asciuga e vi rimane qua. Quindi questo era il mio secondo tutorial di Halloween, un pochino più creepy, ispirato ad Harley Quinn e It. Se vi va, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Vi ho detto che abbiamo iniziato a fare questo look alle 6, sono quasi le 8, quindi direi che ci vuole un po', però ne vale secondo me la pena. Se riproverete a fare il look, mi raccomando, taggatemi su Instagram. E per aggiungere un migliore effetto, lentina a contatto, e se li avete quei denti tipo coniglio alla It. Sicuramente ci sarà un altro tutorial dopo di questo, ma buon Halloween comunque.